Ciao a tutti e bentornati al corso di programmazione ES. In questa lezione continuiamo a parlare delle gesture e vedremo lo swipe gesture, una tra le più usate. Quindi creiamo un nuovo progetto, Single View App, e lo chiameremo appunto swipe gesture. Salviamo come sempre il nostro progetto e spostiamoci all'interno del main storyboard. A questo punto, visto come abbiamo visto per le altre gesture, attraverso la nostra libreria sceglieremo appunto, tramite la ricerca, lo swipe gesture riconoscibile, che conosciamo tutti, è quando con il nostro dito facciamo uno swipe verso sinistra, verso destra, in alto e in basso. Quindi lo trasciniamo, come sempre, nella nostra view principale, quindi l'assegniamo alla view principale. Spostandoci sopra possiamo vedere, possiamo assegnare una classe personalizzata e possiamo selezionare a quale lato assegnare appunto lo swipe. Possiamo farlo right, left, down e up, e appunto i tocchi sullo schermo. A questo punto, nel nostro esempio, possiamo mettere una label qui, ok, la mettiamo al centro e scriveremo swipe. A questo punto assegniamo al file punto swift, quindi la nostra label, label titolo, quindi assegniamo la nostra label. Dobbiamo chiamare appunto titolo, assegniamo lo swipe gesture, quindi trasciniamo il nostro swipe qui e lo potremmo chiamare appunto swipe di tipo swipe gesture con i Z, e creeremo l'apposita azione, quindi azione dello swipe. Quindi a questo punto lo trasciniamo e creiamo invece di un outlet un action di tipo UI swipe, e lo potremmo chiamare appunto action. Perfetto. Al suo interno potremmo cambiare appunto il titolo della nostra label, punto text uguale swipe destra. A questo punto, se noi lanciamo nostra applicazione facendo uno swipe sulla destra, che abbiamo lasciato quella di default right, il testo della nostra label dovrebbe cambiare in appunto swipe destro. Quindi cambiando appunto tramite questo menu punto di riferimento per eseguire questa azione a destra, a sinistra o in alto. Quindi adesso noi facciamo, vedete, uno swipe da sinistra verso destra, il titolo della label cambia. Ovviamente stessa cosa possiamo farla in app nelle altre direzioni. Quindi abbiamo messo in app e facendo verso in alto appunto viene eseguito il codice all'interno del metodo. Nella prossima lezione vedremo come creare questa funzione tutta tramite codice.
Bene, per questa lezione è tutto. Vi ricordo che per domande o chiarimenti potete visitare il sito swiftios.it o commentare questo video. Vi ricordo inoltre, come sempre, che potete scaricare e fare il progetto all'interno della lezione del sito. Se la lezione vi è stata utile e vi è piaciuta, potete lasciare un mi piace qui sopra, o meglio qui sotto, e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle prossime lezioni. Grazie e buona programmazione a tutti.